La mosca dell'ulivo è tornata. Pochi giorni per salvare l'olio toscano che rischia di arrivare in quantità limitatissime su tavole e scaffali. A lanciare l'allarme sono sia Coldiretti sia Confagricoltura, oltre agli stessi olivocoltori toscani. Si parla di alto rischio per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Grosseto, oltre alle già segnalate Massa Carrara e Lucca, da dove è ripartita l'invasione. Sulla costa, tra l'altro, la situazione è più grave che nell'interno. È una stagione micidiale per le olive. È stata un'estate anomala e anche settembre non sta aiutando. Troppa umidità e senza pioggia per così tanto tempo è stata la situazione ottimale per far sì che la mosca si riproducesse andando a deporre le uova nelle olive velocemente. Per questo bisogna fare i trattamenti in questi giorni per salvare quel che c'è da salvare. La mosca sta colpendo a macchia di leopardo, ci sono zone in cui non c'è stata invasione, ma se l'oliveta vicina è stata colpita si rischia molto. Le zone dove la mosca si è riprodotta di più nella settimana dal 4 all'11 settembre sono in provincia di Firenze, nel comune di Vinci, 46% di infestazione della mosca nelle olivete campionate di Sant'Amato, Massa Carrara con il 43% registrato a Montignoso e Lucca con il 42% di Mastiano. Va un po' meglio nel Grossetano, dove si salvano ancora le zone di Roccastrada e Gavorrano, e il Senese con una punta massima del 17% a Pieve, a Corsignano. E anche da San Gimignano a Volterra le olivete per adesso sono salve. Una delle poche soluzioni contro l'invasione della mosca è il Rogor, un pesticida che però ovviamente non può essere utilizzato nel settore biologico, in cui diventa fondamentale la prevenzione e dove vengono utilizzati altri prodotti non invasivi per le piante.